tutti, oggi siamo presso l'azienda agricola Baraldo per Nubia, siamo qui con Michele Baraldo per vedere la macchina degli asparagi fornita a Sgorbati dei tedeschi della strada. Michele, vuoi raccontarti un po' cosa stiamo vedendo? E qui siamo in lavorazione dell'asparago bianco, abbiamo la macchina Staus con 20 uscite e siamo in fase, qui partiamo dalla fase del taglio preliminare e lavaggio. Poi abbiamo un ulteriore taglio finale col finissaggio del lavaggio e lì c'è la calibrazione tramite un PC dove vanno impostati tutti i parametri che può essere dal colore al calibro alla lunghezza in base alla tipologia del cliente cosa chiede. Questa è una macchina nuova fornita quest'anno, giusto? Questa è una macchina nuova fornita quest'anno. La particolarità delle doppie telecamere? Abbiamo una doppia telecamera in particolare per l'asparago verde e in quanto la macchina l'anno scorso aveva solo una telecamera. Con la doppia telecamera che va a leggere direttamente la punta abbiamo un'ulteriore selezione più accurata, soprattutto del verde, che magari prima sulla macchina prima precedente era più limitata. La produttività della macchina è anche aumentata? Abbiamo aumentato la produttività, arriviamo fino ai 10-12 quintali di asparagi all'ora, ovviamente dipende sempre dal prodotto che uno ha, che può essere più grosso o meno grosso. Qui vediamo c'è il PLC con i vari parametri, i vari tipi di calibri impostati e qui ci sono tutti i parametri che si possono impostare in base alle esigenze che ognuno ha insomma. Qui gli asparagi sono appena passati sotto la telecamera che si può vedere qua. In superficie ci sono due telecamere che forse non si vedono da qua, che fanno la foto di ogni asparago e in base ai parametri portati escono sulle varie uscite, che può esserci l'asparago più fino, l'asparago più grosso, lo storto, ruggine o in base anche al colore. Lavorate non solo il bianco, giusto? Sì, lavoriamo anche il verde, che bene o male i parametri sono simili e ovviamente non va diviso per il colore ma va diviso solo per il tipo di calibro o la sfioritura della testa. Grazie Michele. Grazie Alberto. Ciao a tutti. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima.